Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla Lynx. Nel mio canale ci sono altri video relativi al collegamento con porta seriale tra LabVIEW e Arduino. In questo video, che è il primo della serie utilizzando Lynx, vedremo cos'è Lynx, perché utilizzarlo rispetto ad altri pacchetti, come fare il download dell'installazione del Lynx, e vedremo anche un semplicissimo esempio di un'accensione di un LED su Arduino. Ovviamente, per vedere come funziona Lynx, seguiranno ovviamente altri video, argomenti più interessanti di questo. Ma passiamo alla prima domanda: cos'è Lynx e perché utilizzarlo? Allora, Lynx è un add-on, cioè un'estensione per LabVIEW. Gli add-on possono essere stati creati direttamente dalla National Instruments o da parti terze, cioè da altre aziende che mettono a disposizione questi pacchetti, queste estensioni per LabVIEW stesso. Cosa fa Lynx? Permette di collegare LabVIEW con Arduino in modo seriale, quindi attraverso una porta seriale. Ovviamente questo è possibile farlo anche con altri pacchetti. Allora, perché usare Lynx? Diciamo che Lynx è l'ultimo add-on, è il migliore al momento per permettere questo collegamento. È il successore del LIFA, cioè LabVIEW Interface for Arduino. Quindi è il nuovo toolkit per integrare LabVIEW con Arduino. Se vi state chiedendo qual è la differenza tra i due, LIFA inizialmente era stato progettato specificatamente per comunicare con Arduino 1, poi attraverso delle modifiche, dei miglioramenti anche con il Mega 256 e con altre schede. Ovviamente aveva delle limitazioni. Lynx, diciamo che non è semplicemente il miglioramento di LIFA, ma è un mondo completamente nuovo perché non è stato progettato per una specifica piattaforma di microcontrollore come ad esempio può essere Arduino, ma possiamo praticamente usarlo per qualsiasi dispositivo: Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Black, ChipKit, MyRio ed altre ancora. Quando abbiamo installato il nostro pacchetto, troveremo nel nostro menu di LabVIEW il Maker Hub con Lynx. All'interno troveremo tutti gli oggettini necessari per costruire il programma, che sarà poi trasferito completamente in Arduino. Questa è un'anteprima della palette degli strumenti Lynx. Quando si apre abbiamo Open e Close, cioè apri il collegamento seriale, chiudi il collegamento seriale, poi abbiamo delle sottocartelle. Per quanto riguarda i peripherals, abbiamo i blocchetti per l'analogico, scrivi e leggi in analogico, segnali digitali, read and write digitali. Per quanto riguarda il PWM abbiamo i dati cycle e così via. Per quanto riguarda i sensori abbiamo accelerometri, display, digilente e molte altre, così come per quanto riguarda le utility. Cos'altro possiamo dire di questo add-on? Se non usiamo Lynx e usiamo direttamente i blocchetti che ci mette a disposizione la National Instruments, gli strumenti VISA, noi dobbiamo poi anche creare il codice, creare lo sketch su Arduino. Lo stesso per quanto riguarda il LIFA. Utilizzando Lynx non c'è bisogno di scrivere alcun sketch, alcun codice su Arduino. Perché creiamo il programma su LabVIEW e quando lo trasferiamo Arduino mi diventa la scheda hardware del nostro software LabVIEW. Questo è il semplicissimo esempio che andremo a vedere poi praticamente utilizzando il LabVIEW, un semplice pulsante che mi permetterà di accendere o spegnere il LED su Arduino. Questo vedremo poi nei particolari quando andremo a creare il programma. Ed eccoci come fare il download dell'installazione. Possiamo farlo utilizzando il software VI Package Manager, che fa parte dei programmi che vengono installati quando installiamo il LabVIEW National Instruments. Possiamo farlo aprendo direttamente la nostra versione di LabVIEW e prima di andare a creare nuovi programmi, eccetera, eccetera, o aprirne di già fatti, andiamo su Tools e troviamo VI Package Manager, clicchiamo sopra, si aprirà questa finestra, dopodiché si aprirà una finestra nel cui possiamo vedere
tutti gli add-on disponibili per la versione di LabVIEW che noi abbiamo aperto. Ad esempio, ho aperto la 2020, qui è tagliato, ovviamente ce ne sono moltissimi altri, e vedo tutti gli add-on che abbiamo, che sono disponibili per la nostra versione. Se devo cercare gli add-on che riguardano Arduino, basta che vada a digitare Arduino sulla barra di ricerca e mi verranno fuori cosa ho da disposizione. In questo caso avrei quattro. Vedete che c'è quello che mi serve in Links. Quando abbiamo finito la nostra ricerca, possiamo controllare ciò che è stato installato da ciò che non è stato installato. Quindi in questa barra invece di All, cioè tutti gli add-on di Arduino che ho trovato prima, metto solo quelli che non sono stati installati. Vedete che mi fa notare che il mio Links non è stato installato. Quindi vado sopra, gli clicco, lo seleziono e automaticamente si appare Install. Vado a cliccare su Install e così andrà a fare il download e l'installazione. Per quanto riguarda il download e l'installazione, la vedremo praticamente nel proseguo di questo video. Oltre a usare questo metodo, possiamo usare anche un altro metodo che vi faccio vedere. Oltre ad avere il VI Package Manager, nella cartella di National Instruments troviamo anche NI Package Manager. Quindi potremmo utilizzare anche questo pacchetto manager che ha una figura diversa, una finestra diversa. Si apre e trovo Browse Products, vado a scrivere cosa sto cercando, Arduino, e si aprirà cosa mi ha trovato, LabVIEW Hobbyist Toolkit, lo clicco sopra, lo seleziono e mi troverò installa. Alla fine dell'installazione, sia con un metodo o con l'altro metodo, andrò a trovarmi nella mia barra, nella mia palette delle funzioni, il Maker Hub, il Links e il Toolbox. Bene, ma adesso andiamo a vedere come farlo praticamente. Eccomi nel mio LabVIEW versione 2020, ti vado su Tools, VI Package Manager. Ecco che si sta aprendo, ci vogliono i suoi tempi tecnici, quindi blocco un attimo il video e lo riapro e riparto con la registrazione non appena aperto la finestra. Bene, dopo un po' di tempo si è aperta la finestra, ma nel frattempo credo che abbia aperto anche altre finestre e anche le porte perché mi ha fatto aspettare abbastanza. Quindi va, sono su 2020, versione 2020 ovviamente, ma se vado a cliccare qua, sempre con i tempi biblici, cioè 2017 e 2016, che sono altre versioni che ho installato, ma non mi interessa. Questi sono tutti quelli not installed. Potrei vederle anche tutti, ma facciamo così. Seguiamo quello che dicevo prima, nelle slide, vado a cercare Arduino nella mia casella delle ricerche. Eccolo qua, mi trovo il mio Diligence. Tutti, ma voglio sapere se è installato o non installato. Tra quelli non installati, ecco, vado a selezionarlo. Install. Apro la finestra per l'installazione. Mi dà anche un benvenuto con un gong. È finito il primo round. Spero che l'abbia vinto io. Vado su Install. Ecco come dice Busy, sta lavorando, sta risolvendo, eccolo qua. Mi ha selezionato il Maker Hub Toolbox e il Diligent Links. Mi vanno bene tutte e due, continua. Si sta connettendo con Lab e View. Ovviamente devo accettare la licenza. Importante accettare sempre perché se non accettiamo veniamo accettati. È meglio restare interi che accettati. Sta estraendo. Sta estraendo. È un'estrazione lunga. Adesso si sta connettendo a LabVIEW 2020, ci vorrà ancora qualcosetta, non so quantificarlo il tempo, dipende ovviamente dal vostro
vostro PC, delle performance che ha il vostro PC. Il mio è quello ancora a manovella. Ah, sta compilando un package 1 di 2 MacRab 89 di 105. Sì, dai, un altro rettore e un quarto. Bene, siete ancora qui? Io ho risparmiato il tempo avendo bloccato il video. Siamo arrivati al download e l'installazione. Quindi devo dirgli finish. È sempre occupato, busy. Ok, finito tutto. A questo punto chiudo. Chiudo anche il mio package manager e vado su LabVIEW e chiudo anche questo. Chiudo anche LabVIEW, esco completamente. Poi lo riapro perché solo la riapertura avrò caricato il mio Lynx. Ecco, ho fatto ripartire LabVIEW, adesso vedete che su Tools c'è il VI Package Manager, ma ho questa che prima non c'era, il MakerHub Links, ma lo vedremo dopo questo. Però se vado a creare un file nuovo, new VI, andando sul diagramma blocchi, vado a cercare la mia cartella MakerHub, eccolo qua. Links con i vari componenti del Links. Adesso vedremo un semplicissimo esempio di cui parlavo prima, quello dell'accensione di un LED su Arduino. Apro completamente la finestra del diagramma blocchi e apro la palette per prendere MakerHub Links e lo fisso. Quello che devo fare è iniziare così come con i blocchetti Visa, aprire il collegamento per aprire il collegamento di comunicazione seriale tra LabVIEW e Arduino e chiudere il mio collegamento seriale. Siccome devo comunicare, devo scrivere qualcosa su Arduino, vado su periferiche ed è una un digitale, quindi write, perché devo scrivere un segnale digitale sul mio Links, sul mio Arduino. Vado a collegare i tre componenti, perché apre la comunicazione seriale, sente il comando, chiude la comunicazione seriale. Sia questo che ovviamente anche per vedere. Basta andare su e far vedere il testo, il context help. Questa è la porta seriale per andare alla risorsa link. Questo qui è invece la risorsa link va sulla chiusura del collegamento seriale. Come possiamo vedere sul collegamento, sull'uscita c'è un error out. Se la comunicazione seriale non dovesse funzionare, potremmo anche ricevere un messaggio. Quindi posso fare così: tasto destro su Error Out, dialogo User Interface Palette. Posso prendere questo qua, un semplice errore handle. Adesso questa qui la chiudiamo, dovendo da finire l'handle. Ecco qua, la colleghiamo. Anche quando uso il Links, conviene usare una struttura, un while loop per avere quindi un ciclo continuo, ovviamente ciclo continuo fino a quando la condizione è soddisfatta. Quindi metto un controllo che sarà un pulsante che mi troverò nel pannello frontale e adesso andiamo a vedere. Cosa so? Perché vedete ci sono altre due connessioni. Vediamo cosa sono. Mi trovo il DO channel, lì devo scrivere su quale pin di Arduino è
è collegato il mio LED o la mia uscita. E cos'è che comanda il valore? Vedete che è un booleano, perché ovviamente dipende dal pulsantino, dall'oggetto che io sto usando sull'APV, sul pannello frontale. Quindi qui vado a scrivere DO channel, crea costante. Se sono certo che lo metterò sull'ingresso 13, posso scrivere direttamente 13. Oppure, se sono fortemente indeciso, crea un controllo. Vediamo cos'è questo controllo. A fianco alle finestre. Ecco, vedete, ingresso, uscita del canale, perché posso dirgli che può essere il pin 0, 1, 2, 3, sul pin posso anche deciderlo dopo, ma in genere io preferisco non mettere il DO channel, ma mettere direttamente la mia costante, perché so su quale pin sono andato a collegare il mio LED. Quindi vado qua, crea una costante, spostati, mettiamo 123, no, 13. Bene, riapriamo tutta la finestra. Adesso mi serve cos'è che comanda la scrittura, cioè il pulsante che andrò ad utilizzare sul pannello frontale. Ritorno sul pannello frontale. Questo qua lo ingrandisco un attimo, che poverino. Gli aumento, eccolo qua, lo stop, lo aumentiamo il carattere, facciamo diventare più di personalità, un carattere un po' più aggressivo. E vado a prendere un boolean, ad esempio posso usare un push button di questo tipo, dove invece di boolean vado a scrivergli cos'è. Faccio prima a scriverlo qua. Però questo qua è il mio on-off LED Arduino. Me lo troverò con la stessa identica, ovviamente, etichetta. Tutto qua, tanto non mi cambia la vita. Lo vado a posizionare qua, prendo l'uscita e vado a collegarlo. Ecco, sembra che abbia finito, ma in effetti non è così. Mancano ancora. Questa è l'apertura della porta seriale, ma di quale porta seriale? Quindi vado a creare un controllo e qui andrò a scegliere la mia porta seriale. Poi posso anche mettere una temporizzazione in modo che abbia del tempo tra un'acquisizione ed un'altra. Metto il mio orologino in millisecondi, creo una costante, non so, faccio ogni secondo e mezzo, posso avere un comando, una modifica del comando ogni secondo e mezzo. Vado a vedere dove si trova il mio oggetto. Scusate. Eccolo qua, lo trovo qui, lo mando in esecuzione, accendo, sono sulla porta 4. Ok, mi segnalo un errore perché devo fare un'altra operazione. Bene, vado su Tools, devo configurare MakerHub Links, devo configurare il wizard per il collegamento tra la scheda e l'ABB. Device Arduino, va bene. Quale tipo di Arduino? Io ho qua l'Arduino 1, quindi metto questa Arduino 1, almeno credo che sia 1. Può darsi X2, sì, no, 1 1. Porta seriale USB mi va bene. Prossimo passo, next. COM 4, che è come sempre, quindi COM sempre. Next. Mi va bene, non toccate nulla. Uploading,
Questo bisogna farlo ogni volta che dobbiamo poi collegare i due oggetti, l'apico con Arduino. Bisogna andare su Tools e quindi far partire il wizard. Sono pochi passi, non ci stanchiamo, una roba leggera anche da persone stanche. Finisce. Vado a lanciare il programma, metto gli occhialini, vediamo come dice adesso che è tutto ok, dai, che ce la fai anche in uscita. Perfetto, non c'ho nessun errore. Adesso andando a premere. Andando a premere questo switch, si accende e si spegne il mio Arduino. Ovviamente ogni secondo e mezzo, ma faccio così, faccio ogni mezzo secondo perché altrimenti devo aspettare troppo. Si dice voi, ma io non sto vedendo niente, lo so, ma adesso farò in modo di farvi vedere la scheda Arduino. Ed ecco, ho fatto in modo di far vedere adesso anche la schedina Arduino 1 con il mio LED. Vado ad accenderlo, vedete, vado a spegnerlo. È più rosso quando è spento che non quando è acceso, ma comunque. Ecco, e così abbiamo visto come utilizzare l'X per far comunicare l'ABV con Arduino. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa che è importante, cioè per poter avere la comunicazione, comunque il software Arduino deve essere acceso, deve essere aperto, eccolo qua, e deve contenere uno sketch vuoto, non deve avere uno sketch precedente, perché tante volte quando apriamo Arduino rimane in memoria l'ultimo e ce lo lascia vedere, quindi bisogna fare file nuovo e di conseguenza tutto funziona, perché se c'è uno sketch precedente c'è un conflitto di informazione tra quelle che arrivano di l'ABIO con quelle che invece sono su Arduino. Vi ringrazio per la visione del video, vi raccomando di continuare a vedere i miei video, se vuoi desiderare iscrivetevi al mio canale dove potrete trovare molto altro e arrivederci al prossimo video.